Ti piace? Oh, è bellissimo, avevi ragione. E poi era tanto che non leggevo. Lo so, con 5 figli. Ci sono ritrovata tantissimo. Anch'io. Certo che le vite complicate non ce le abbiamo solo noi. Oh, scusa. Pronto? Ciao, Barbara. Come? Ilaria, c'è tesoro. Nonna, come sta? Si è ammirata improvvisamente ieri pomeriggio. Non parla, non reagisce. Ciao. Come sta? Così. Mamma, ma sente? Prima, mentre guidavo, pensavo a tutte le cose che avrei da dirle ancora. Pensavo anche io la stessa cosa. A tutte le volte che l'ho trattata male. Chi lo dice? Ieri mattina, quando sono venuta, l'ho trovata molto agitata. Era preoccupata per noi. Da quando si è fatta male, ha avuto un sacco di dispiaceri, uno dopo l'altro. Il fatto è che ultimamente non facciamo che pensare a noi invece che pensare a lei. Ed è così da tantissimo tempo. Sì, insomma, ognuno ha i propri problemi, no? Purtroppo. Non serve a niente tenersi tutto dentro. E che ci dobbiamo dire? Che ci vogliamo bene, lo sappiamo, no? Ma sentirselo dire è un'altra cosa. Secondo voi, mamma preferirebbe stare vicino a papà a Napoli oppure nella tomba di famiglia qui? Mi avete già sotterrata? Guardate che io non ho nessuna intenzione di morire, eh? Che bello riaprire gli occhi e vedervi abbracciati. Ci hai preso in giro o stavi male davvero? No, no, stavo male. Credi che faccia piacere a una madre vedere le proprie figlie che soffrono? Anche se vorrei vivere altri 100 anni, ma non sarà così. Quel poco che mi resta vorrei viverlo bene, sapendovi felici. Soprattutto tu, Barbara. Tu invece devi tornare a casa. Guarda che mamma ti trova stupenda, perché hai scelto la vita più difficile. E però se molli ora, ti troverai un po' meno stupenda. E tu, Susanna, devi dare un'ultima possibilità a tuo marito. Aiutalo a crescere. Promesso. Sì, va bene così. Venite qua. Belle, belle. Che bello, Anna, sei un mito.